coach, un altro obiettivo è stato raggiunto, le finali nazionali con l'Under 19, è un traguardo importante, soprattutto tenendo conto che è il secondo anno di fila. Sì, bene il risultato, bene l'obiettivo raggiunto, che era una cosa che all'inizio dell'anno non abbiamo mai nascosto, di mettere un po' come punto di riferimento per l'annata per quanto riguardava il gruppo giovane, che era il gruppo praticamente in collaborazione con la Serie A. Finali raggiunte, momenti di buona qualità e momenti di tanta ingenuità hanno un po' caratterizzato questi tre giorni. Bene per qualche giocatrice dal punto di vista dell'individualità, penso a De Pasquale nei primi due giorni, che ha fatto canestri importanti al di là dei 20 punti alla prima e 20 alla seconda, ha fatto canestri importanti, non benissimo magari nell'ultima partita. Sono contento di aver reinserito piano piano Isabel Hernandez, perché ha dato qualità a quello che è il gioco, ancora un po' lontano da quella che è una forma migliore, ma sono contento che comunque lei ha rimesso in piedi sul parquet. Per certi versi le giocatrici che sono in pentastabile in prima squadra hanno fatto bene. Vorrei una squadra un pochettino più competitiva dal punto di vista agonistico, abbiamo sofferto tantissimo. Una nota di merito a Francesca Chiarella, perché ha lavorato tanto in questo ultimo mese, oggi in questi tre giorni si è presentata con il figlio giusto, l'attenzione giusta, ha fatto bene e credo, spero per lei che possano essere queste finali nazionali anche un obiettivo di crescita per il suo futuro. Presidente, 2 su 2 per il secondo anno di fila si va alle finali nazionali, obiettivo raggiunto dunque. Sì, diciamo che è uno degli obiettivi stagionali, però teniamo ancora degli altri, i ragazzi devono capire che il mio anno è finito, quindi devono stare concentrati su degli obiettivi forse più importanti che la società si aspetta da loro. Ovviamente però questa tre giorni ha dato risposte comunque positive. Sì, ma positivissimo, siamo di qua, quindi che vogliamo dire la nostra, questa in zona. Diciamo che abbiamo vinto la prima fase di 50, la seconda la potevamo vincere anche di 40 punti e stasera abbiamo dimostrato che senza dubbio siamo la squadra più forte di questa interzona. Adesso andremo, ci prepareremo sia per i playoff sia per le finali nazionali, sperando di fare bella figura come abbiamo fatto l'anno scorso.